Quindi continuiamo con Massimo Pedullà, con la poesia L'Eclissi, premio Roberto Bramani Araldi. La prossima finalista è Nicola Pelle, che con la poesia Suscitò un ricordo lontano, premia Daniela Iamarone. Centro del palcoscenico. Pensate che Ugo Pisu viene dalla Sardegna apposta qua per liberare le scuole. Continuiamo con Silvano Pogliani, come fare senza, premia Roberto Bramani Araldi. Siamo sempre nella sezione poesia tema libero, poesie finaliste, Flavio Provini, Milano, ieri e oggi, premia Daniela Iavarone. Grazie. Continuiamo con le poesie finaliste. Roberta Tantillo con Immaginando, premia Flavio Maestrini. Grazie. Continuiamo, poesie finalista, Francesca Tentori, con Il tempo passa, i ricordi rimangono, premia Alessandra Gelmini. Non...
Abbiamo adesso Oliva Tentori con Il tempo scorre, uomo. Premia Daniela Iavarone. Francesco Toscano con Animo nobile. Premia Simona Davidi. Ecco Francesco Toscano. Abbiamo adesso Fabio Viganò con Il sacrificio. Premia Roberto Bramani Araldi. Lo ripremiamo. Fabio Viganò. Abbiamo terminato le poesie finaliste. Adesso è il momento dei premi giuria. Sono stati affidati 3 premi. Uno va a Manno Federico. Sono solo di passaggio e sarà premiato da Alessandro Mello. Personalmente, per fare questo devo scendere e chiedere la collaborazione di Daniela Iavarone. Cicci Vandone. Eccola, eccola la più giovane. La più giovane professoressa, ha solamente 96 anni, non so. La più giovane, ecco. Per una strana combinazione, il protagonista è qui con noi.
ve lo voglio presentare perché è uno straordinario scrittore, evocatore di immagini, straordinario, e sono certa che ci verrà a far compagnia parecchie volte. Giorgio Provati. Grazie Giorgio. Grazie Giorgio. Per i viaggi nella mente, nello spirito, nel cuore, per la storia più avvincente sulla strada dell'amore, perché possa la tua penna regalarci poesia, una favolosa antenna che trasmette nostalgia di un passato ormai perduto, di un futuro che vedrà ogni sogno realizzato. E sarà la realtà che ogni volta ci vuoi dare, a donarci dei momenti che si possono incantare. Sai di vivere con noi, anima della tua vita, una favola, se vuoi, che non sarà mai finita. E solo le tue parole hanno creato per magia tante sere profumate di amicizia e fantasia. Devo ringraziare Cicci che è una sorpresa meravigliosa, sono anche commosso. Comunque, io e Cicci siamo amici di lunghissima pezza, siamo amici di penna. E io dico una cosa sola: quando ci scambiamo le nostre emozioni attraverso la poesia è un meraviglioso incontro ed è un momento di emozione così profonda che, vi dico la verità, qualche volta mi viene a piangere. Grazie, grazie mille. Scusatemi. Mario, vieni vicino a me. La signora Cicci è la mia zia adottiva, perché il vero parente è mio marito Mario. Però dal giorno che ci siamo viste, ci siamo innamorate e praticamente è come fosse stata la mia mamma. Le voglio immensamente bene ed è una donna eccezionale. Ti fa piacere di fare un momento molto bene, evidentemente perché lo meriti. Ma io spero. Beh, sicuramente. Comunque è bello arrivare a 96 anni. Penso che nella vita che è proprio vero, quando io asserisco che la poesia aiuta a vivere meno. Questi sono i risultati. Scrivete le poesie, se non siete in grado di scrivere, almeno leggetele però. E all'uopo è stata creata la Gente dei Poveri, che è un'antologia dove racchiude 365 poesie, una ogni giorno, e vi terrà compagnia per tutto un anno. Va bene? Ho creato una che ho visto e sentito usare abbastanza. Poesia, la musica del cuore. Sì. Una giornata senza una poesia è una giornata buia, spenta. Tu senti qualche cosa dentro, comincia una parola con e dopo. E io, sai cosa faccio? Vado avanti nella premiazione. Prego. Grazie, grazie a voi.
Eccoci qua al ritorno. Volevo ricordarvi che se desiderate avere il DVD della manifestazione completa o delle fotografie che vi sono state fatte, dovete chiederle all'ingresso, ci sono degli addetti, perché vi saranno spedite a casa, a vostro domicilio. Per cortesia, non chiamate fra 4 giorni chiedendo le fotografie, perché non le abbiamo noi. Abbiamo qua 2 fotografi, Andrea e il nostro amico Valeriano, per cui ricordatevi anche di ritirare i buoni pasto, perché se no non vi danno da mangiare. Che insomma, va bene, la poesia nutre l'anima, ma insomma il cibo nutre il corpo, insomma ci vuole anche quello. Va bene, se magari fate un applauso io prendo fiato. Benissimo, prendo fiato. Continuiamo. 6° premio. Vittorio Bellini. Labirinti di follia, Roberto Bramani Araldi. Ecco, questo è l'originale. Questo è l'originale. Ecco. Allora, continuiamo la sezione poesia tema libero. Al 6° premio abbiamo Mandelli Ermanna Carmen con Chirurgia della demolizione. Premia con coppa Alessandra Gelmini. Con Keira, premia Simona Davitti con Targa. Maria Colacicco con Son Io, premia Flavio Maestrini con Coppa. Grazie. Continuiamo. Allora passiamo al quinto, esatto, al quinto premio, sempre della sezione poesia a tema libero. Abbiamo Daniela Fres con Mano nella mano, premia con coppa Alessandra Gelmini. Thank you.
Benissimo, grazie. Ora abbiamo Fiorana Angelini, Tempo d'inverno, premiata da Roberto Bramani Arana. Eccola. Benvenuta. Prego. Rosalba Ranieri, Lune Pesanti. Simone Gabriele. Poesia terza classificata, Lune Pesanti. Il titolo vuole essere già un preludio all'affollarsi delle percezioni commotive che un centro psichiatrico sa comminare a coloro che ne varcano la soglia. Il succedersi dei versi riesce a dare forma all'atmosfera plumbea che inevitabilmente permea gli ambienti, ove le persone perse nei meandri della loro mente, intenta seguire percorsi lontani ed intimamente personalizzati, sfuggono a qualsiasi tentativo di inserimento in quello che si ritiene, a torto o a ragione, il cammino logico. E allora il poeta può solo osservare, senza poter venire, le lune pesanti che guardano oltre le finestre del buio. Molto bello, complimenti. Antonio Pilo, terzo classificato. Sì, certo. Benvenuto Pilo. Se non erro, è stato il primo vincitore del Poeta dell'anno, qualche anno fa. Ecco, questo signore qua, questo poeta qua, ha vinto la prima edizione del Poeta dell'anno. Il Poeta dell'anno è uno dei premi più importanti perché si può partecipare solo su invito della casa editrice e possono partecipare solamente i poeti che sono stati premiati nell'anno, no? Ognun concorso edito dalla ottima edizione. E il signor Pilo che viene da molto lontano, da Messina, viene, è stato il primo quella coppa che vedete alla mia destra, là in fondo, è la coppa che uno di voi vincerà e la dovrà portarla a casa. E Pino mi ha detto però che non vuole più partecipare a questo premio perché le è costato una cifra portarlo in aereo fino a Messina. Sì, vabbè, è una battuta. Ecco, per dire, quella è la coppa che il 20 di gennaio in questo stesso salone, no? Sarà a te, magari la vinci dopo. Magari sarò monumentale. Che bello, prego, prego. Ma scegli un po' vari voi.
Proseguiamo. Ivano Romanini, secondo classificato, la poesia è Un battito d'ali, premiato da Daniela Iavarone. Benvenuto. Poesia seconda classificata, Un battito d'ali. Il poeta si lascia ammaliare dal fascino della natura, in questo caso riposto in un piccolo essere che con il suo volo leggero sa comunque suscitare immagini di libertà e bellezza, rese con versi efficaci, carichi di immaginazione. Il trasferimento sentimentale dell'umanità nel volo della farfalla è suggestivo. La sua personificazione svela il desiderio profondo di chi anela conseguire, attraverso il sogno e la fantasia, dove mille farfalle pitturano il cielo, rubando i colori dell'arcobaleno, orizzonti sempre più ampi, per raggiungere, forse, l'infinito. Però, prima di dichiarare appunto il vincitore, volevo spendere due parole a favore di Elisabetta Viviani. Elisabetta Viviani ci segue da più di 20 anni, in tutti... Di più, ormai sono diventati quasi 30. Conoscete tutti Elisabetta Viviani, scusate, è una creatura meravigliosa. È sempre un po' schiva però nel fatto di mettersi in mostra. Qualcuno di voi o molti non sanno che ha inciso ultimamente un disco bellissimo, no? DVD bellissimo, Le donne della mia età, è dedicata alle donne non più giovanissime che si innamorano e possono fare innamorare qualcuno. E oltretutto mi sembra che abbiamo il piacere di avere tra i nostri ospiti Claudio Damiani, che è il produttore del disco, il mio produttore. Claudio Damiani. No, vieni qua, Beh, è arrivato da un lungo viaggio di lavoro. Buonasera. Ciao. Buonasera. È stata faticosa arrivare qua perché ho lasciato la macchina a Londra, sono venuta a piedi. No, comunque è un piacere. Io poi qui ci ho suonato. Ho suonato. È stato? Sì, abbiamo fatto una serata, c'era anche Domenico Dall'Ara, c'era dei gesti. Sì. È un piacere, grazie. No, sono sudato perché ho fatto una corsa È uno dei musicisti più preparati che ci siano in Italia. Qualcuno di voi non lo conoscerà, d'accordo? Comunque posso garantirvi che è veramente un musicista preparato. Grazie, grazie. Ma che cattivo quando siamo in sala di incisio? No, sono molto meticoloso, a me piace essere molto... Vabbè, comunque è l'autore delle musiche del... Claudio Damiani, signora, come quello dei gioielli, ma non si illuda perché non sono neanche parente. Niente, questa qua è una piccola parentesi, appunto. Perfetto. Per dire, e vi do l'ultima chicca proprio così veloce, stasera alle 20:30, sì. Per coloro i quali abitano in Lombardia o in zone limitrofe, Elisabetta Viviani sarà in televisione Antenna 3. Sì, beh, ma lei è quello che conta, quindi ci sarà lei stasera, guardatela perché canterà. Ecco, l'unico che conta molto, ma che non c'è, sono io. ti porteremo
Va bene. Buona continuazione, grazie. Tanto siamo qui insieme. È ora di chiamare chi ha vinto questa edizione del Primo Internazionale Agenda dei Poeti. Rosa Rampulla ha vinto con una poesia intitolata Il Viaggio, premiata da Roberto Giovanni Cavi, Euro di Lucio, per favore. Lei ha vinto il primo premio, siamo tutti felici. Qualcuno quando è arrivato al secondo terzo magari non è felice e felice va bene. Però lei guarda se prende il suo trofeo, prende gli applausi così. Però mi risulta che il 50% del suo successo lo deve a suo marito. E allora è giusto che prendete a tutta la famiglia, vabbè, quanti siete in famiglia? Vabbè, ci state tutti allora. La famiglia può salire sul palco a dividere la gioia insieme. Glielo spieghi dopo, dai. Non è una parente anche l'altra lì, no? Vabbè, sì. Una cugina. Beh, la cugina la prossima volta, dai. Ecco. Signori, questa è la motivazione, questa è la motivazione. Allora, Agenda dei Poeti 2018, poesia tema libero, prima classificata Il Viaggio. È un inno all'amore, attraverso la sequela delle sensazioni che attraversano la mente nel corso di un avvenimento semplice, quale un viaggio in treno, durante il quale però scorrono filmati creati ad arte dal pensiero, al fine di lasciar germogliare nuove emozioni. La lirica è così permeata dal senso dell'attesa per l'incontro in un crescendo di armoniose visioni, come l'esistenza di un albero che non spera ma fa sperare, tali da renderla colma di sensibilità e di gioia. Complimenti davvero. Bello avere una mamma che scrive. Vieni sul palco, prendo gli applausi, va bene, va. Ecco, così adesso vuol dire portare a casa. Complimenti ancora a Rosa Rampulla che adesso leggerà la poesia. Coloro i quali volessero declamare la propria poesia sono pregati di salire con già pronta la poesia da leggere per dare modo e possibilità di farla leggere a tutti. Grazie. Sì, prova? Ok. Lungo quei binari lasciavo i miei pensieri alla deriva. Lasciavo mute parole che nascondevano tristezza in ogni angolo del mio tempo. Lasciavo le ombre dei dubbi senza senso, al di là di un muro troppo alto per le voci invadenti della mente. Viaggiavo, costruendo confini di silenzi alle mie convinzioni, e liberavo il desiderio di camminare su una strada sconosciuta, dove ad ogni passo germogliavano nuove emozioni. Alla fine del viaggio ritrovavo il tuo sorriso nel calore di un abbraccio, e il mondo mi appariva diverso, come l'esistenza di un albero che non spera, ma fa sperare.
sentivo nel cuore il cielo e scrosci di canzoni, e nella tua anima la mia si abbandonava. Quando le onde la bagnano. Ho raccolto una conchiglia con l'eco dei grandi misteri, suoni incantati, note vibranti e collane di gemme pregiate, forti riflessi dei vivi colori. Gridava per essere raccolta. L'ho poggiata all'orecchio e udì una voce. Ascoltai la dolce melodia che viene dalla conchiglia. Ascoltai il sussurro di suo interno, il fragore del mare. Assaporare il profumo salato. Il cielo sorride alla vista di questi gioielli di mare, di queste belle creature, brigiolate, lisce, sinuose, tigrate, scintillanti, colorate, consumate dal tempo, consumate dalle onde, misteriose ed eleganti. L'elegante profilo delle conchiglie è visibile, come i riflessi stellati creati da una meravigliosa copertura in ceramica. Milena Manezia, trema, trema la mia mano quando afferro una penna e comincio a scrivere tra le righe un grande quaderno, parole, pensieri, frasi che dalla mente dal cuore, come un fomentino, escono fino a far sì che riaffiorino ricordi, cari, dolci ricordi, tutto un tempo lontanissimo. Lenti sul mio viso scendono lacrime di una malinconica nostalgia. Trema la mia mano nello scrivere di me, di questa mia nuova vita d'artista. Trema la mia voce quando mi sorprendo a parlare di te, di quello che sei stato e sei ancora oltre per me. Trema nelle mie frenate d'inverno, insomma senza amore, tutto il mio essere. Un brivido gelido pervade la mia persona, desiderio profondo di un caldo abbraccio, desiderio di te, che da sempre per sempre vivi nel più profondo del mio cuore. Mi chiamo Alessandro Basilica Daniela e sono l'eterna finalista di questo concorso. Quindi leggerò la poesia verso sera. Sto andando avanti nella mia età. I passi mi sono diventati piccoli ed uguali. Il tempo mi tiene per mano. Non mi oppongo, solo pensando, sarà che la mia spada sta per sfoggiare? Con scarsa delicatezza la sera mi legge nell'anima e grida: ma tu non senti il profumo? Guardo il cielo e mi chiedo: Signore, se sento contemporaneamente così tante cose, come potrei distinguere il profumo di sera? Federico Manno, sono solo di passaggio. Stavo tranquillamente seduto sulla panchina del parco, quando un uomo, mezza età ben vestito, si avvicinò a me e allegramente mi salutò, mostrando una fila di denti smaglianti. Si sedette a fianco, iniziò a interloquire con quello strano signore. Risi, commossi, mi sorpresi nel sapere che aveva le mie stesse passioni. L'uomo si alzò e disse: sono qui solo di passaggio, ora devo andare. Quell'uomo mi ricordava qualcuno, molto vicino a me, ma non ricordavo chi. Ma sì, ero io.
Il Signore mi sorrise e disse: hai capito, e scomparve. Da un moto incerto e precario. Il tuo volo è fragile, instabile, che quasi ti ancora il cielo per sopravvivere. Ma tra un battito d'ali e un soffio di vento ti senti libera, senza catene, libera di vivere, felice di esistere. Un solo pensiero rapisce il tuo cuore: risalire mari, montagne e tempeste, senza pensare a domani, perché la tua vita è breve, intensa, ed è nelle tue mani. Raccogli le forze per andare lontano, fino alla fine del mondo, dove mille farfalle pitturano il cielo, rubando i colori all'arcobaleno. Blu, giallo, verde e turchese, e come in una tela dipinta per caso, quei colori divengono danze, magnifici balli d'amore destinati a morire, non appena il sole ritorna a dormire. Quindi non ti fermare, continua a ballare. Fammi vedere fino a che punto la magia di un battito d'ali riesce a stupirmi e a farmi sognare. E il silenzio avrà cura di noi e non lascerà entrare nella nostra vita i sentimenti umani più inutili. Non permetterò a nessuno di gettare grigia polvere sulle nostre belle. Con un incedere calmo e determinato cammineremo su strade di forme diverse e complicate e saremo inattaccabili da chiunque, tranne che da noi stessi. La verità e la complicità saranno le nostre armi buone per combattere l'esterna difficoltà. Stringerò la tua mano nella mia e come bambini compieremo il nostro viaggio. Ti amo. Ti amo che tu sia il mio compagno, la mia amica, un figlio o il fiore che sboccia nella mia casa. Io ti amo. Ti amo come la musica più bella che a volte mi fa ridere e a volte mi fa molto. Ti amo perché amo la vita e tu sei accanto a me. Sara Gagliardelli, ritorno alla casa dell'infanzia. Ora che il tempo declina in vita dire di silenzi, vorrei respirare il profumo di memoria. Ritorno allora qui davanti alla casa che mi vide bambina. Ed essa avanza spalancando l'arabesca fantasia di giochi. Ritrovo l'invito per le inedite strade e palpitanti orizzonti. Non vorrei mai che fosse solo un tremolo istante di immenso, un fuggitivo stupore di ali, stracolmo di voci dell'anima. Mi cibo di memoria, perché si dia vita a giorni vissuti, a giorni mai nati e a quelli morti dispersi, come ce ne era detto. Chirurgia della demolizione. Il passato è un impegno di quotidiana dimenticanza, costruzione d'assenza, sistematica cancellazione, chirurgia della demolizione, olocausto di memoria a morire, una per una e per sempre, ciascuna nel ventre di legami da non ricucire, di sconfitte da tenersi così, costellazioni sospese, offese, che non serve più perdonare, solo annientare, senza rielaborare, si ha quel che si ha. Dinamiche storpie, relazioni di sangue infetto, stermi di infanzia, serpi nel letto, latte di odio, indifferenza, trasparenza, fastidio. Il passato è un viaggio dal quale fuggire, ruggine, che macchia e corrode, debilita il passo e fa la premessa al partire finale. I ricordi
Fisto la mano, bacia, ferraglia che pesa in traccia, che taglia, che cambia la mente, il presente, ammorba il futuro, divora le ore. Io comincio ogni giorno da adesso, ricomincio, senza ieri, e da ora, riparto, ogni istante da zero, e mi programmo sclerosi. Ho tolto le foto, ho immacolato la casa, ho spianato ogni moto del cuore, non chiedo più cure, o di quale speranza morire. Immacolata Rosso, ho scritto questa poesia in occasione della giornata della memoria, quindi per un posto. Silenzio, una lacrima in bilico sul bordo delle ciglia, non osa cadere per non fare rumore. In essa il riflesso di un cancello, di una lunga, lunghissima rete. C'è puzza qui, di indumenti sporchi, di pelle, di odio e di dolore, tanto dolore. Il cuore dell'inferno salito dagli abissi, che porta in dote la sua disperazione. Non ci sono più uomini in questo lembo di male, solo sparvieri e bestie da macello. Il cuore è già fermo, sommerso dall'orrore. Non possono uccidermi più di così. Asciugati, lacrima inutile. Nessuno ti sentirà cadere lì, in mezzo a tutto quel gas.